durante una tempesta. Tanto peggio per voi, è giunta la nostra. Luca chi? Quel figo del meteorologo che dà le previsioni del tempo ogni giorno alle 3. C'è anche l'applicazione sulle foto. Diventerò più potente. Questa è tutta matta. Dai ragazzi, stiamo cercando di guardare, per favore. Miei piccoli tesori. Sai, alla fine è tutto un sogno. Dai, Carlo non lo sapeva. Ma io pensavo che l'assassino fosse il cane di Toto e che la bambina si fosse alleata con il robot di latta per distruggere tutti. E tutto questo l'hai capito guardando il mago di Oz? Il mago di chi? Lasciamo perdere. Dove stai andando? Al lavoro. Ma non puoi andare al lavoro, c'è il ciclone. Sì, il ciclone. Ragazzi, le tavole sono di là. Non c'è un passaggio segreto. Impazzirai per me. Cosa mi suona un po' strana, non voglio fare tardi. Magari riesco a riprendermi l'appartamento. Anna, hai capito? Anna? Anna? Gita, 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 gita. Oh, santo cielo. Che belle scarpe. Dici? Le ho comprate ieri. Hai chiamato Steven e Diego? No, non li ho chiamati, sono a lavorare, non gli interesserà venire. Ah, se non ci sono loro, io non parto. Ma non credo proprio che abbia senso chiamarli. No, Anna, non parti. Hai capito? No, Anna, non parti. Va bene, li chiamo. Ma solo perché mi fai molta paura. Se fosse una cartina a forma di cuore, dove mi metterei? Ci ha invitato a cena e magari riusciamo a riprenderci l'appartamento. Devi venire con noi. Guarda, Vale, non posso, un sacco di lavoro da fare e devo rimanere sfruttato. Ti prego, non posso farcela da sola. Ma non sei sola, c'è Anna con... Vabbè, dai, te la caverete, io sono pieno di lavoro e mi raccolgo. Va bene, dai, allora buon lavoro. Ciao. Steven, ti devo dire una cosa molto importante. Il vestito? Sì, lo so, bello, vero? Già, è molto alla moda. Ho deciso di mettermi un po' al passo con i tempi e insomma
infatti anche il capello. Mi sono messa un po' di nuovo in carreggiata, perché secondo me si vestono così i giovani d'oggi. Sì, perché ci vestiamo proprio così. Sì, infatti mi sento molto giovane. Senti, ti ho portato... Tu sei destinato a grandi cose. Come? Cosa? Destinato a? Destinato a? Stavi dicendo... Vabbè. Allora, ho deciso tutte le serie... Devi partire per un lungo viaggio e andare lontano, perché esso ti condurrà... Aia, sto orecchio. È l'orecchino, sai, delle volte... Spendi un sacco di soldi per queste cose che alla fine sono delle ciofeche. Sì, mi condurrà? Eh? Che diavolo stai dicendo? Ti condurrà verso il tuo destino. Il mio che? Ma allora sei tolto? Tu devi partire per questo lungo viaggio, to devi chiamare Valerie. Mamma mia, questi giovani d'oggi mi fanno veramente... Mi fanno venire voglia di gridare! Valerie, vieni a prenderci, sono anch'io. Ciao. Pronto, Valerie, dimmi. Abbiamo già fatto le valigie e stiamo venendo a prenderti. Cosa? Sì, mio padre ci ha invitati tutti a cena. Sei a Cinemania? Sì, sto sistemando alcune cose, ma perché? Dove andiamo? Chiudi tutto e partiamo. Tanto lo so che puoi farlo, oggi è giorno di inventario. Ma almeno dimmi dove siete, sto preparando delle cose, almeno mi faccio trovare pronto e poi... Ciao, eh! Salve. Bella Cinemania, avete fatto un open space? È simpatico. Romino, perché ci hai detto una bugia? No, ero qui per consegnare dei film. Che cosa vuol dire currulum? È curriculum, è latino e si porta un provino. Fatto un provino? Sì. Com'è andata? Bene, fino ai primi 5 metri dall'ingresso, poi... Te la sei fatta addosso? Sì. Poverino, anche a me capita spesso, soprattutto quando viaggi in macchina. Anna, ringrazia Steven che a cuore mi ha convinta a farti risalire. Sì, sì, infatti. A proposito, qualcuno di voi ha visto la mia catenina a forma di cuore? Io no, però guardate cosa ho trovato nella mia borsa. Possiamo fare il video della gita. Gita! Gita! Anna, finiscila, questa non è una gita. Va bene, vorrà dire che farò la guida turistica. Ma mi piace descrivere le cose. Alla nostra destra potete ammirare i meravigliosi colli di... Stiamo andando a riprenderci l'appartamento, punto e basta. Sì, l'appartamento, una missione segreta. Avanti tutti in coro. We rob the seed, we saw the master man and gun. No, Anna, si dice we are off to see the wizard, the wonderful wizard of Oz. Parte avanti tutti insieme! We're on the wizard! The wonderful wizard of Oz! Ma perché ci siamo cambiati lato, Gil, se siamo arrivati così in anticipo? Perché mio padre è una persona molto puntuale, avevo paura di fare tardi. A proposito, mio padre è una persona molto elegante, fine, odia la confusione, le battutine acide... E speriamo che non si accorga di te. Quindi mi raccomando, camminate senza far troppo rumore, non mettete cose fuori posto. Vale, rientriamo? Va bene. Ciao, Valerie. Ciao, papà. Su, entrate, accomodatevi. Giochiamo. Nella valigia ci metto... Niente. Dai, Diego, nella valigia ci metto... Dai, Diego, di qualcosa! Qualcosa? Steven, dai, prova tu! Nella valigia ci metto... Anna, facciamo il gioco del silenzio! Va bene! Va bene, ho perso! Nella valigia ci metto...